Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video, primo vlog da Neo Mamma. Che strano, ci sono le cagnoline che stanno abbaiando, si vede che è passato qualche cagnolino. Volete uscire? Dai, tra l'altro oggi è sabato, c'è una giornata bellissima, c'è un bellissimo sole anche se fa freschino, è arrivato insomma il freddo. Freddo, freddo no, però il freschino sì, infatti abbiamo acceso la stufa pellet già da qualche giorno, anche perché essendo arrivato il piccolino in casa, che è qui nella navicella che sta facendo la nanna, vogliamo avere la casa un pochettino più calda, quindi appunto abbiamo acceso la stufa. La cosa bella di questa stufa che scalda tantissimo, l'accendiamo nel giro di 20 minuti c'è già una temperatura super in casa. È stato un acquisto sostanzioso, un bel investimento, però il risultato è pazzesco perché scalda tantissimo. Comunque adesso programma della giornata di oggi, visto che nel pomeriggio portiamo Tommy a farlo vedere, perché ancora non l'ha visto, dalla nonna di Ste, quindi dalla bisnonna. Stamattina volevo dedicarmi un po' alle pulizie di casa, o meglio, più che altro alla camera da letto, che in questi giorni è rimasta un po' sotto sopra. Con l'arrivo del piccolino la casa è passata un po' in secondo piano, anche se lui è molto bravo, devo dire, perché dorme davvero tanto, non è un bambino, lo dico a bassa voce, frignone, capriccioso, per ora è davvero bravissimo, quindi riesco a fare comunque tante cose. Quindi qui in casa cerco, in cucina così, cerco di tenere sempre il più ordinato possibile man mano che utilizziamo le cose. Mentre la camera invece l'ho lasciata un po' abbandonata a se stessa in queste ultime, cioè in questi ultimi giorni. Quindi voglio stamattina cambiare le lenzuola, appunto, visto che a fine settimana, di solito lo faccio sempre nel weekend. Quindi questo è sicuramente il programma di questa mattina, vero? Tra l'altro io sono ancora in pigiama, perché tra una cosa e l'altra è difficile riuscire a fare tutto avendo un piccolino in casa, perché ovviamente ha bisogno delle nostre attenzioni, di tutte le nostre attenzioni, e quindi io alla fine sono sempre pronta, vestita e tutto, a ora di pranzo sempre. Poi adesso stiamo un po' cercando di ingranare con l'allattamento, perché appunto comunque è a casa soltanto da 6 giorni e proprio ieri ha fatto una settimana di vita, e quindi dobbiamo prendere il ritmo e capire un po' come gestire il tutto, e quindi le giornate vanno un pochettino più a rilento, ma le mamme sicuramente capiranno quello che sto dicendo. Fra l'altro adesso devo, tra poco lo devo anche svegliare, perché appunto è l'ora della pappa, ma lui mi sa che stamattina non ne ha assolutamente intenzione. Ve lo faccio vedere. Ed eccolo qua il pupetto, vi faccio vedere la tutina che indossa oggi, che mi piace tantissimo, di H&M, con la scritta Love Mommy e Love Daddy, stupenda. Gli va un po' grandina, come vedete, infatti abbiamo dovuto fare il risvolto 2 volte alle maniche, sia della tutina che del body intimo sotto, e i piedini, cioè guardate, qua non c'è più niente, perché poi lui muove le gambine e i piedini si sfilano. Questa tutina è taglia 55, però lui essendo nato di 50 centimetri, i vestitini insomma sono ancora un po' grandini, però visto che cresco una vista d'occhio ho pensato di non stare a comprare le cose così piccole. Comunque è un grandissimo dormiglione e ama tanto dormire in questa navicella, che poi è il trio che abbiamo scelto per lui, di Nuna. Poi nelle prossime settimane magari ve lo faccio vedere meglio, vi faccio vedere anche tutte le loro caratteristiche, perché in tante mi avete chiesto come ci stiamo trovando con il trio che abbiamo scelto. Lui ama proprio la navicella, poi c'è anche il riduttore all'interno, quindi resta proprio bello avvolto, bello coccolato, come se fosse ancora un po' nella pancia della mamma, e infatti dorme davvero molto tranquillamente all'interno della carrozzina. Guardatelo in posa col braccino,
la manina vicino alla guancia. Adesso ci svegliamo che mangiamo un po' di pappa. Va bene? Ok, bravo. È proprio un dormiglione. È proprio un dormiglione questo piccolino. Questa è la situazione in camera da letto da qualche giorno, insomma un po' tutta ribaltata, specialmente questa parte qui dove mettiamo tutti i cuscini, le copertine, i giochini di Tommaso e poi resta sempre incasinata. Devo adesso rifare le lenzuola, cioè cambiare le lenzuola alle 3 del pomeriggio, forse riesco a farlo. E qui ho preparato i nuovi cuscini che sono arrivati in memory, sono morbidissimi, di Emma Materasso, come avete visto prima li ho aperti. Non vedo l'ora poi questa sera di dormirci sopra perché sono estremamente morbidi. Questo ormai è proprio da buttare, nel senso l'imbottitura, il cuscino in sé non è assolutamente niente di che. E è importante dormire comunque anche su un ottimo cuscino, come è importante dormire su un ottimo materasso. Infatti noi, come sapete, ormai da diverso tempo abbiamo il materasso sempre di Emma con il topper che è posizionato al di sopra per un sonno ancora più confortevole. E poi lui, il piumino 4 stagioni, questo per il letto matrimoniale, ma c'è ovviamente anche per il letto singolo, il letto a piazza, a una piazza e mezza. E questo si può utilizzare sia nelle stagioni più fredde sia nelle stagioni più calde, perché si possono unire i due strati, tenendo uno strato soltanto, ideale per le stagioni più calde con un clima più mite, mentre durante il periodo invernale come quello che ormai è arrivato si utilizzano entrambi gli strati per avere un piumino molto molto più caldo. Il cuscino in memory ha 3 strati rimovibili, come vedete, per cambiare l'altezza del cuscino. La fodera è rimovibile e lavabile. Uno strato è realizzato in iper gel per mantenere il fresco e l'asciutto. Il secondo strato in iper soft per offrire lo spessore ideale per chi dorme sul fianco. E infine l'ultimo strato viscoelastico che va a distribuire la pressione per garantire una postura ideale alla testa e al collo. Il cuscino è un dispositivo medico detraibile come appunto spesa medica e si adatta in modo ottimale al collo per mantenere una postura corretta durante tutta la notte. Infatti immagino che sarà molto molto comodo anche durante l'allattamento, perché comunque allatto a letto durante la notte, e sicuramente per la schiena sarà sicuramente un sollievo, e infatti va a prevenire i dolori cervicali della schiena e del collo, quindi sarà sicuramente perfetto, arriva proprio al momento giusto. Passando al piumino che ho già messo, come vedete è già assemblato per l'inverno, infatti ci sono entrambi gli strati che vengono semplicemente abbottonati tramite questi bottoncini, e come notate nella parte sopra è separato, vedete che non è un pezzo unico a differenza di sotto. Quella parte sotto si può utilizzare nelle stagioni più calde, come ad esempio la primavera oppure l'inizio dell'autunno, mentre durante l'inverno, quindi durante la stagione più fredda, si va ad aggiungere il secondo strato e diventa un piumino molto molto più caldo. Però non tutti sono freddolosi allo stesso modo, e infatti Emma Materasso ha proprio pensato a questo, e si può decidere di tenere soltanto la metà di un letto con il doppio piumino e l'altra metà invece soltanto con uno, andando a sganciare la parte al di sopra. Ad esempio nel nostro caso io sono molto più freddolosa, quindi io sicuramente il doppio piumino lo voglio. Ste invece può decidere se utilizzarne
entrambi gli strati oppure soltanto uno. E trovo questo una caratteristica davvero molto molto interessante. Vorrei farvi sentire quanto è morbido, è soffice come una nuvola e non vedo l'ora davvero stanotte di dormire con lui. È un termoregolatore traspirante anallergico ed è appunto estremamente morbido. È perfetto perché con un piumino avete, cioè coprite tutto l'anno in base poi alle vostre esigenze e a quanto siete freddolosi oppure no. Vi lascio un codicino sconto che mi ha lasciato Emma. In descrizione trovate il link diretto, ma comunque inserendo Giada Emma potete avere un ulteriore 5% di sconto cumulabile con gli sconti che sono già presenti sul sito, che arrivano fino al 60%, ed è valido su tutti i prodotti. Non c'è un tempo limite per utilizzare questo codice sconto, quindi dovrebbe restare attivo per un bel po' di tempo. Se siete quindi interessati, io vi consiglio di approfittarne perché insomma gli sconti sono molto molto interessanti e i prodotti sono di qualità, perché come vi avevo già detto prima, noi ormai utilizziamo da un bel po' di tempo il loro materasso e il loro topper e dormiamo da Dio. Adesso, avendo aggiunto il piumino e i cuscini in memory, cioè dormiremo sicuramente sonni meravigliosi, anche tra l'altro con l'arrivo del piccolo, che le notti non sono più, non facciamo più una tirata unica da quando andiamo a letto la sera fino alla mattina, ma comunque ci svegliamo perché il bimbo c'è. Poter dormire su un materasso con dei cuscini e con un piumino di qualità fa sicuramente la differenza, quindi sono molto molto contenta di aver completato il lato letto con questi ultimi due articoli che diciamo ci mancavano per avere un letto perfetto. Adesso metto la biancheria e poi vado ad allattare, perché fra un po' è arrivato il momento della pappa. Ci siamo preparati, siamo pronti per uscire, per andare a fare una passeggiata. C'è ancora il sole, quindi andiamo a piedi, così prendiamo anche le cagnoline. Vi faccio vedere il look di oggi di Tommy, cosa abbiamo scelto di indossare per questo pomeriggio. Ed ecco qua il look di questo pomeriggio, completino di Zara nel bianco, pantofoline azzurre con l'orsetto e la cuffietta personalizzata, adesso piange, con il suo nome di Prima Coccola, tra l'altro di questo brand. Vi posso lasciare anche un 10% di sconto qui in info box, vi lascio il link diretto se vi può interessare personalizzare i berrettini, ma non solo, anche le copertine. Per oggi abbiamo questa, quindi usiamo questa copertina con l'orsetto. Adesso andiamo, va bene? Mi fa grande anche questo un po'. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Siamo tornati a casa. Adesso è il momento della pappa. Tra l'altro, appena arrivati ci siamo trovati un pacchettino di Evitas ad aspettarci, quindi qualcosina per il piccolino. Dopo apro e vediamo che cosa c'è, perché ho ordinato diverse cose, però il pacco è leggero, quindi secondo me c'è dentro soltanto uno degli articoli che poi effettivamente ho ordinato, però non so quale, quindi dopo apriamo. Però prima pappa. Tommaso ha finito di mangiare, io sono qui che stavo facendo un po' di coccoline a Moka, che sta facendo delle grandi nanne anche lei, e adesso apro il pacchettino. Apriamo Moka, vediamo che cosa è arrivato per Tommy. Dedica per te, benvenuto Tommaso, un abbraccio Lara.
Quindi è un regalo, non è un ordine che abbiamo fatto. Vediamo un po' che cosa ci manda. No, vabbè, che carina. Allora, la copertina, diciamo così, questa con l'arcobaleno e i vari mesi, quindi si seleziona mese per mese per fare la foto. Ah no, addirittura giorni, settimane e mesi. Bellissima, per fare appunto le classiche foto ricordo di tutti i mesi o dei giorni che stanno passando, per averli appunto di ricordi, vedere proprio la crescita del bambino. Molto bella, apriamola. Colori tenui, pastello, arcobaleno, e appunto qui invece ci sono tutti i vari giorni. Molto bella. E poi questa acqua profumata della linea Mamma Baby. Ho già preso su Evitas il detergente per il bagnetto e un altro prodottino che adesso mi sta sfuggendo, e l'amido di riso da mettere appunto nella vaschetta per il bagnetto, che però ancora non abbiamo fatto perché bisogna aspettare ancora un attimino. Invece questo appunto è un'acqua profumata, sentiamo il profumo, buonissima. Quindi c'è anche il primo profumo per Tommaso, grazie mille, non me l'aspettavo questo regalo, non me l'aspettavo proprio. Adesso io continuo a farmi un po' di coccoline con la mia moca, che tra l'altro facciamo un aggiornamento su di te, perché dovete sapere che il giorno che io ho partorito Moca aveva un controllo da fare, doveva fare la risonanza per vedere un po' come eravamo messe, vero? E ovviamente noi per forza di cose, io e Ste, non siamo potuti andare, quindi sono andati i miei genitori, sia mia mamma che mio papà, e dalla risonanza cos'è risultato? Che una delle infiammazioni che aveva sul collo è sparita totalmente, mentre quella nella testolina si è ridotta parecchio parecchio, quindi dei risultati davvero sorprendenti ci hanno detto, anche loro sono stati molto contenti insomma di aver avuto questo risultato. Lei sta benissimo, è solo un pochettino più gonfia, ha preso qualche un po' di peso perché sta prendendo comunque il cortisone, però è in super forma e siamo felicissimi di questo. Il 28 ottobre è stata proprio una super giornata perché è nato Tommaso e perché abbiamo avuto una bellissima risposta sullo stato di salute di Moca, quindi fantastico. E adesso me la strapazzo un po' di coccole prima di ordinare la cena. Mi sa che prenderemo una pizza questa sera, anche perché è sabato, quindi il sabato di solito equivale alla pizza. Io vi mando un grandissimo bacione, vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo video. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video che usciranno qui sul canale. Un bacione, un grande abbraccio e ci vediamo prestissimo. Ciao!